Torino piove da 5 giorni, ma non bastano le piogge d'autunno a scatenare questo tumulto. Troppi boschi sono scomparsi dai monti che trattenevano le acque. Tutti i confluenti stanno riversando nel Po la loro piena e il Po è divenuto una valanga. Ci si domanda se arriverà a scaricarsi nel mare senza altre sciagure, ma deve passare per il Polesine. Lì c'è il luogo di minore resistenza, Occhio Bello. Rotto in 3 punti, dopo 6 giorni di maltempo, l'argine maestro a Occhio Bello e a Paviole, sul Po di Rovigo. Una delle falle larga 150 metri. La valanga non perdonerà. Gli argini non hanno tenuto. Un'altra volta la malannata è più feroce delle precedenti. Il Polesine adesso è questo lago di 70 km per 20, entro cui crollano le case. Prima di fare uscire i buoi dalla stalla, di salvare magari le brocche in mezzo a tanta acqua, la gente ha resistito finché poteva. Volevano difendere le loro case contro questa guerra della natura. Non sono tipi che si arrendono facilmente. E adesso portano sassi, tentano di alzare argini. Ma alla falla di San Sisto Buso, l'argine sorgerà solo 2 giorni dopo. Per questo bivio sono passati, stanno passando più di 100.000 profughi. Col nostro elicottero guardiamo il travalicamento della Digetto, responsabile del disastro di questa zona, intorno a Rovigo. L'acqua ha un colore giallastro, malfido. Esala i miasmi delle bestie annegate. Paesi di terraferma non avevano barche abbastanza. Bisogna portarne con gli autocarri per raggiungere quelle isole sperdute che sono le case e arrivarci in tempo. Si è saputo che a Monticelli la famiglia Mascherpa, nel tentativo di fuggire dal Cascinale con una zattera di fortuna, è annegata tutta, salvo un figlio. Quando la fuga è decisa, non si voltano più indietro. Se guardassero ancora la casa, non avrebbero coraggio di staccarsene. Uno di questi bambini aspettava un fratellino. Gli è nato durante la fuga, sulla barca. Questo può fidarsi del nonno, vecchio traghettatore. I vecchi fissano l'ultima incognita del loro destino. Dicono addio a una palude minacciosa e sono le aie dove avevano ballato da giovani. Chi è riuscito a scappare in tempo non può più andare a togliere la scala. A Monselice i ragazzi raccontano. Li hanno vestiti nella notte. L'esodo da Rovigo è cominciato poco prima dell'una. L'altoparlante di Piazza Vittoria aveva annunciato: l'argine al ponte Marabin è stato superato dalle acque. Tutti coloro che possono lascino immediatamente la città. Hanno radunato le bestie. A mano che si procede lungo lo stradale si infittiscono gli armenti e i greggi. Chissà dove potranno trovare una stalla. Per anni non potranno più arare i loro campi. Chi aveva malati ha dovuto aspettare il mattino per metterli sui camion. Come sbalordita in attesa di soccorso, questa gente che il soccorso se l'è sempre dato con le proprie braccia. Intanto sono arrivati mezzi da ogni parte. E quando è la sera, per aiutare fughe e salvataggi, mentre la nebbia scancella anche la luna, ci sono le fotoelettriche che rischiarano la rotta delle barche. Mandano il loro raggio sul ponte dell'Adige. Il punto dove si è scatenato il disastro del Polesine è ancora pauroso. L'argine maestro di Occhio Bello continua a franare. Di fronte c'era una golena folta di pioppi, tutti falciati. I crolli di queste case dicono la violenza dell'aggressione. Pare che sia passato il terremoto in una zona che ignorava le tragedie telluriche. Ogni fattoria il suo dramma. Memorabile quello dei 2 bambini, buttati dai genitori su un albero e rimasti lì nudi sotto la pioggia per 36 ore. La casa, eccola. 4 persone vi sono morte, tutto il bestiame è perito. Hanno portato i fornelli sui luoghi asciutti. Hanno riacceso il fuoco. A mezzogiorno, per ristorarsi, ci sarà il brodo della gallina annegata. L'ha ammazzata l'alluvione. Ha ammazzato anche il maiale prima di tempo. Ma quest'anno non ci saranno le feste nel Polesine. Il nostro elicottero, durante i suoi voli di salvataggio e di segnalazione, passa sulle soste dei nomadi.
dirige su Adria. Rovigo aveva appena avuto una tregua e subito la tragedia si è riversata su questa seconda città del Polesine. 37.000 abitanti completamente isolati. Continua a salire il livello delle acque, già allarmante quando aveva raggiunto i 2 metri. Un solo filo telefonico è rimasto a collegare Adria all'Italia. Mancano le scorte di viveri. Imbarcazioni e zattere tentano di andare incontro ai soccorsi. Si cerca di raggiungere Piazza Garibaldi, su cui gli aerei fanno lanci di vettovaglia. Alle finestre, ai balconi, la gente immobile aspetta il cibo. Sono in viaggio gli anfibi dell'esercito con le prime razioni. Al loro arrivo troveranno una bandiera. La chiesa è aperta. Anche i santi di Adria e la Madonna dividono la sorte dei loro devoti. Alla tragedia della Valle Padana dedichiamo questo documento perché tutti gli italiani vedano, perché tutto il mondo veda. La natura stavolta ci ha fatto guerra. Italiani, aiuto per gli italiani. A Monselice, come su tutti gli orli dell'alluvione, l'affluenza supera ogni possibile contabilità dei soccorsi. Viveri, vestiario, medicinali proseguono per le dolorose vie d'acqua mutate in vie dell'aiuto. Su questo mare color del fango qualcuno ricomincia ad avere il coraggio di dire domani. Siamo a Loreo, 4 chilometri da Adria. E mentre si continuano ad imbarcare le famiglie e la roba verso Tetti di Fortuna, c'è chi pensa a un tetto per la famiglia che verrà. Solidea e Benedetto, rimasti separati dai parenti, hanno chiesto al parroco di unirli in matrimonio. Sposano in barca, uniti in giorni avversi per vivere insieme quelli felici. Queste acque di Rovina specchiano forse i primi sorrisi dal giorno che è cominciato il disastro. L'augurio si propaga verso le finestre e i balconi che non si sono aperti a vedere l'uscita degli sposi. Dal viaggio di nozze torneranno per vie asciutte. Troveranno la casa che si erano promessa nei loro colloqui da fidanzati. Fantasmi le case sull'orizzonte d'acqua. Rallentare, scuola. Ma chissà per quanto tempo i bambini di Cavalzere non avranno più scuola. È stata tra le prime città in allarme. Oggi è abbandonata. Dal vicino argine, quello dell'Adige, la popolazione l'ha vista annegare. Non è servito sbarrare le saracinesche. Le domeniche e le sere si veniva qui a prendere il caffè, a ragionare sul raccolto, fumandosi un sigaro. Il gatto nero non traversa più la strada. Perso l'ultimo rifugio, i piccioni non potranno neppure appollaiarsi sui pali della luce. Pilota e operatore del nostro elicottero tracciano la rotta per portarsi su Bosaro, 8 chilometri da Rovigo. Qualche giorno fa in uno dei voli di ricognizione avevano lanciato questo messaggio. Se trovate bambina Nella Fabris, fate croce bianca sull'argine. Un'ora dopo la partenza il nostro apparecchio riapproda sul campo di Polesella. La bambina riabbraccia i genitori. Nella era ospite di parenti a Bosaro. Dal giorno della rottura di Occhiobello non si sapeva più niente di lei. Così ripete Alberto Fabris. Non osava credere alla croce bianca sull'argine. La madre non sa più se ridere o piangere. Spostandoci a Ciampino non usciamo da questa cronaca. Il nostro direttore porta in America il documentario sull'alluvione, Piogge di terrore. La Pan American Airways, rappresentata qui da Mr. Jackson Kelly, ha offerto i passaggi come contributo alla nostra iniziativa di far conoscere agli Stati Uniti e al mondo la tragedia della Val Padana. Un grande appello continua intanto a squillare sull'Italia. Il sindaco di Roma apre la prima urna di contributi in denaro. Economie di poveri, offerte di vecchi, risparmi di ragazzi. Negli ospedali, istituti, caserme ci sono letti come questi. Ne hanno passate anche troppe i bambini italiani. Bisogna arginare questa nuova sventura. Italiani, aiuto per gli italiani. Se in avvenire ci domanderanno che cosa è stata l'alluvione del Polesine, mostreremo questi aspetti di Loreo. Qui regna ancora il silenzio dell'indomani di un naufragio. Sotto questa maremma c'erano i campi, sotto questo stagno passava la ferrovia. Sugli orli del paese annegato i nostri marinai compiono i loro sbarchi. Un'operazione imprevista, e la chiameremo operazione della fratellanza. Questi uomini non avrebbero creduto che il loro addestramento di navigatori e di piloti dovesse un giorno servire a percorrere la terraferma d'Italia. Coordinati da un ufficio della Marina Militare stabilito a Cavarzere, questi reparti si aggiungono a quelli numerosi e attrezzati dell'esercito e dell'aeronautica. Si cerca di recuperare il bestiame lasciato indietro nell'urgenza dell'esodo.
Molti di questi animali sentivano già avvicinarsi la morte. C'è una tragedia del bestiame. Di notte, nei paesi alluvionati, si ode un coro straziante di muggiti, velati, come voci di un mattatoio. Non sempre si riesce a identificarne la provenienza. A Rovigo l'ambasciatore di Francia con ufficiali del genio sono arrivati a lavorare con noi, alleati contro l'alluvione. Hanno gettato una passerella tra Rovigo e Arquat. Diciamolo col cuore, nazione sorella. La cronaca degli aiuti ripassa per Roma, ci affaccia a un brusco cambiamento di scena. Siamo nell'atrio di un cinema per uno spettacolo a favore dei mutilati di Dognocchi. Le offerte sono larghe, quasi presaghe. L'assegno viene consegnato a Dognocchi, che lo consegna ad un ragazzo della sua opera. L'indomani, nella casa romana dei mutilatini, con le croce rossine giungono alcuni piccoli alluvionati. E il ragazzo a cui la mutilazione ha risparmiato braccia e mani sa ora come adoperarli. Un abbraccio che ciascuno di noi può estendere a un fratello della Valpadana. Il governo ha lanciato un prestito della solidarietà. Ogni cartella sottoscritta sarà come l'assegno che il mutilatino ha offerto al profugo del Polesine. Italiani, aiuto per gli italiani. Sono i nomadi dell'alluvione. Aspettano che il vecchio Po torni al buon senso, li lasci riapprodare all'isola dove è rimasta la loro casa. La periferia di Adria è ancora quella dei giorni brutti, però al centro Spataro trova una città relativamente emersa. Oggi è abbastanza possibile raggiungere Adria, ma l'autorità ha ragione di vietare il ritorno degli abitanti. Manca l'acqua, diciamo l'acqua da bere. L'acquedotto distante 6 km è ancora sommerso alla profondità di 3 metri. Eppure nella città inabitabile c'era ancora un residuo di vita, che adesso comincia timidamente a rigermogliare. Si mettono ad asciugare le scarpe. Comunemente il numero dei rimasti è valutato a 1000, sono invece più di 3000 rifiutatisi all'esodo, clandestini dell'alluvione. Anche qualche fiore ha resistito. Nella luce del sole i primi pani hanno un colore convalescente. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È stata udita la preghiera che non si era cessato di ripetere. Tornano a fumare i casolari in un attonimento come d'inaugurazione del mondo. Si riapre, tutt'altro che domeniche, i lunghi giorni di chiusura. Sui davanzali i bambini guardano. Di là dalle acque c'è tanta gente che loro conoscono, quelli di Adria, intorno all'altare di una messa al campo. Una preghiera di esuli. Aiutiamoci perché Dio ci aiuti. Il governo ha lanciato un prestito della solidarietà. Ogni cartella sottoscritta è una tavola gettata sulla via del loro ritorno. Si apre solo a questi autocarri la via verso la rotta di Occhiobello. Ne transitano già 400 al giorno. Gli organi tecnici sono passati alla controffensiva con una prontezza senza precedenti. Dai camion alle chiatte, dalle chiatte alle gru, il pietrame prende la via delle acque, scompare nel fondo. Ma ci vorranno giorni prima che si vedano i risultati. E giorni ci sono voluti prima di iniziare. La corrente impediva gli scandagli per predisporre i piani di ricostruzione degli argini travolti. Il materiale affluisce a tonnellate, con tutti i mezzi. L'alluvione è ostinata. Il deflusso è lentissimo, meno di mezzo centimetro all'ora. Intanto sulla falla si torna a lavorare. È già un miracolo. Si seminano sassi perché domani da questa distesa rifiorisca la terra. E la vita riprende. I motori delle idrovore pompano fuori dei campi e delle strade buttandola al di là degli argini tamponati, l'acqua che lentamente comincia a defluire verso la bocca del Po. Con i miliardi stanziati dal governo, con la paziente tenacia della gente rimasta, con lo sforzo incessante delle pattuglie di tecnici e di funzionari responsabili, un piano di rifacimento degli argini e di interventi alacri, laddove la furia dell'acqua più ha picchiato, viene attuato a sprombattuto. Dei 100.000 evacuati, soltanto la metà rimarrà nella contrada d'adozione. Gli altri ritorneranno in primavera, con la speranza che il castigo del fiume non si ripeta più e che nel Polesine allagato torni a fiorire il Gran Turco con una vita tutta da ricominciare.